Cristo risorto, buona giornata e buona domenica carissimi amici. Oggi celebriamo la domenica di Cristo Re, ultima del tempo ordinario. Vedremo come questa lettura del Vangelo ci accompagnerà a scoprire che Gesù è il nostro Re, il Re di tutta la nostra vita. E leggiamo insieme il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, versetti 33b-37. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Amen. Carissimi, oggi il Vangelo di Giovanni ci introduce nella festa che celebriamo. È un tema pasquale, perché Gesù si trova di fronte a Pilato poche ore prima della sua passione, della sua morte e quindi della risurrezione. Gesù è stato accusato, Gesù è stato imprigionato e Pilato gli chiede: «Sei tu il re dei Giudei?» Pilato gli pone questa domanda, una domanda lecita, da romano, proprio perché c'era un contrasto tra qualsiasi regalità nei confronti dell'imperatore. Ecco che allora Gesù gli dice: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, avrebbero combattuto perché io non fossi consegnato ai giudei». Ecco una prima caratteristica del regno di Gesù: non è di questo mondo. E questo ci dona luce, ci dona discernimento nella nostra vita, ci fa comprendere molte cose di ciò che noi viviamo, della nostra quotidianità. Gesù, dicendo che il suo regno non è di questo mondo, non sta a dire che lui non è in questo mondo, ma ci dice che come vanno le cose, come vediamo che vanno, potremmo dire, nella politica, nella società, in tutti i continenti. Ecco, Gesù è sì presente, ma il suo regno è diverso. Perché il suo regno, innanzitutto, lo vedremo, lo sperimenteremo per l'eternità. È invece qui dove Dio ci ha fatto nascere, vivere, crescere. Lui è presente ed ha la capacità a ciascuno di noi di fare della nostra vita, delle nostre case, dei nostri cuori, il suo regno. Ecco perché poi Pilato gli dice: «Dunque tu sei re?» E Gesù dice: «Sì, io sono re». Allora riflettiamo oggi su questo fatto. Che cosa significa che Gesù è re? Re dell'universo. Oggi non siamo in un tempo, almeno in Italia, ma anche nel mondo, in cui ci sono dei governi regali, dove c'è un re. Abbiamo passato questa fase, in alcuni stati c'è ancora, siamo soprattutto in regimi democratici, ma Gesù oggi ci dice: «Io sono re». Come noi cristiani affrontiamo questo tema? Come vederlo se non in modo personale?
Gesù è il re di coloro che lo accolgono. Gesù è il re della mia vita se io oggi lo accolgo nella mia vita. È un re discreto, è un re che non fa violenza, è un re che non viene ad imporre qualcosa, a comandarmi qualcosa. È un re che ha scelto il legno della croce come suo trono. Non ha scelto un trono umano dove esercitare autorità e potere. Ha scelto la croce e noi vediamo che il suo metodo, la sua misura, è l'amore e la misericordia, perché Dio è amore. Ecco che oggi quindi guardiamo a Gesù come re e vediamo la sua regalità come la misericordia, il donare se stesso per noi, il salvarci, perdonarci. Ma ripetiamolo, Gesù è re di coloro che lo accolgono. Facciamo risuonare, fratelli e sorelle, questa melodia. Gesù è il re di coloro che lo accolgono. Non è re di tutti, di chiunque. Gesù è un re discreto, lo ripeto. È un re che bussa alla porta del mio, del tuo cuore. E ti chiede, vuoi che io sia il tuo re? Guardate che essere battezzati, aver ricevuto i sacramenti, andare in chiesa non basta perché Gesù sia il nostro re. Anzi, dobbiamo fare un gesto in più. Lo dobbiamo fare ogni giorno nella nostra vita. Non è scontato. Quando i nostri genitori hanno scelto per noi il battesimo, non è scontato che Gesù sia il mio re. Da cosa si vede? Da come vivo, da come parlo, da come mi atteggio con gli altri nella mia vita, dal mio stile di vita. Gesù è il re di coloro che lo accolgono. Ecco perché oggi vi propongo come slogan una proclamazione che dice Gesù è il mio re. Proclamalo insieme a me in questo momento. Gesù è il mio re. Questa è la preghiera fondamentale per noi. E se noi apriamo il cuore, apriamo le porte della nostra vita a Gesù, Lui viene a regnare in un modo splendido. Se noi rimaniamo chiusi, se noi non lo accogliamo, ebbene oggi, in questi giorni, non faremo mai l'esperienza della Sua regalità, perché il Suo regno è amore, gioia, pace, giustizia, serenità, forza, speranza. Quanto è importante, fratelli e sorelle, quanto è importante. Allora io vi invito oggi a proclamare Gesù re della nostra vita, Signore della nostra vita, perché il suo regno possa essere nella nostra casa e diventi una casa di preghiera. Altrimenti, senza la mia proclamazione e senza il mio desiderio, Gesù non è il mio re. Gesù può essere un Dio che io prego ma che non ho accolto. È molto sottile questa distinzione, ma è essenziale. Allora ti invito, carissimo amico, prega insieme a me e digli grazie Signore Gesù per questo giorno. Grazie perché tu sei il mio re. Grazie perché tu vieni a regnare nella mia vita. Io voglio aprirti le porte della mia casa, della mia famiglia, ma soprattutto del mio cuore. Spalanco a te tutta la mia vita, spalanco a te i miei pensieri, i miei progetti e proclamo di appartenerti. Entra a regnare, guidami, conducimi alle fonti e alle sorgenti dell'acqua viva. Fammi sperimentare oggi che tu sei il mio Signore. La mia vita l'affido nelle tue mani, perché tu mi guidi al sicuro, perché il tuo bastone, perché il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Tu sei davvero il mio buon pastore, il mio dolce re. Regna nella mia vita, regna nella mia famiglia. Ho bisogno di te, Signore Gesù. A te sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, viviamo oggi con Gesù come nostro re. A Lui affidiamo la vita, perché tutto ruoti attorno a Lui. E vi lascio al termine di questa domenica, di questo commento al Vangelo, con il Salmo che abbiamo musicato come shout coinonia, il Salmo 92-93. Il Signore regna, si riveste di splendore. Grazie che mi avete accolto. Un caro saluto e un abbraccio dalla Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao. Il Signore regna, si riveste di maestà. Si riveste il Signore, si cinge di forza. Il Signore regna, si riveste di splendore. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre. Dall'eternità tu sei. Il Signore.